Eccoci qua, buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giuni Musco e Vita. Nel video di oggi vi voglio parlare della piramide delle priorità dell'allenamento. Anche questa piramide, se avete visto la prima parte che ho parlato delle priorità per quanto riguarda la dieta, questa piramide è stata ovviamente ideata da Eric, come avevo detto nell'ultimo video, che è uno secondo me dei natural bodybuilder migliori in circolazione per quanto riguarda la ricerca scientifica. Per quale motivo? Perché anche lui è un accademico, è un professore in un'università in Nuova Zelanda e praticamente fa un sacco di ricerca, la sua tesi, il suo master, il suo dottorato su appunto l'allenamento per natural bodybuilder. Oggi voglio parlarvi di questa piramide delle priorità. Ovviamente, come qualsiasi piramide, i livelli sottostanti, i primi due livelli, sono i livelli più importanti. Senza queste basi, questa fondamenta, il resto della piramide praticamente crolla. Questa piramide, se voi la seguite invece passo per passo e vi assicurate che i primi livelli siano rispettati, allora poi potete passare a pensare agli altri livelli. Sono le priorità, metto la piramide in questo momento sullo schermo, iniziamo subito. Il primo livello è l'aderenza, ovvero qualsiasi programma tu stai seguendo, se tu non aderisci al tuo programma di allenamento non otterrai i risultati che stai sperando. Che cosa vuol dire veramente questo? Devi capire che se tu provi ad andare in palestra e metti la prima settimana ci vai 6 volte a settimana, però poi la seconda settimana non ci vai perché sei stufo e poi ci rivai la terza sei volte e poi salti eccetera eccetera, non è un programma di allenamento corretto e non otterrai risultati. Molto meglio a questo punto vedere tutta la tua timetable, capire veramente quante volte riesci ad andare in palestra a settimana e farlo in modo costante di settimana in settimana, ovvero se tu vedi che devi lavorare, sei uno studente, vuoi uscire con gli amici eccetera eccetera eccetera, e hai solamente 2 o 3 sessioni libere a settimana per andare in palestra, allora dovresti provare ad andarci 2-3 volte in modo costante invece di fare 6 volte una settimana per poi non andarci la settimana dopo. Questo è il primo livello, ovvero tu seleziona un programma che sei sicuro di poter rispettare. Da qui, col passare del tempo, ci sarà una sinergia e vedrai, noterai molti più risultati. Secondo livello è importantissimo e è il livello del volume, della frequenza e dell'intensità. Se volete tutti i dettagli molto più tecnici e molto più specifici con la ricerca scientifica, potete scaricarvi gratuitamente la guida che trovate qui col link in descrizione. Entrerò più nei dettagli, ma adesso vi voglio dare un'idea generale. Praticamente, come lifter naturali, per crescere dobbiamo applicare il sovraccarico progressivo, ovvero col passare del tempo dobbiamo 1. Aumentare il volume che stiamo facendo e 2. Aumentare il carico che solleviamo per un certo numero di ripetizioni. Ha senso se ci pensate. Se tu oggi stai facendo 50 kg sulla panca piana, se fra un anno stai facendo comunque 50 kg sulla panca piana per lo stesso numero di ripetizioni, è difficile che sia cresciuto il tuo petto, mi capite? Quindi vuol dire che per applicare il sovraccarico progressivo, o potete semplicemente spingervi come pensate in palestra, oppure seguite quello che ci dice la scienza, che sono le leggi che, secondo la scienza, la ricerca scientifica che è stata fatta su numerosi gruppi di lifter, di atleti, che ha prodotto maggiori risultati. E che cosa ci dice la scienza? In termini di volume, dovreste colpire più o meno 40 a 70 ripetizioni per gruppo muscolare a sessione, ovvero ogni volta che vi allenate dovreste fare 40 oppure 70 o comunque in quell'intervallo di ripetizioni. Ovviamente non lo prendete in bianco e nero, se voi fate 39 ripetizioni o 71 non è che smettete di crescere automaticamente, ma questa è la media di questi gruppi di lifter. Se voi vi allenate con meno ripetizioni e con più ripetizioni a sessione, magari per voi andrà benissimo, ma diciamo che per 8 persone su 10 queste raccomandazioni sono ideali. Questo per quanto riguarda il volume. La frequenza vuol dire quante volte a settimana colpiamo un certo gruppo muscolare. Ovviamente, molto probabilmente, tanti di voi stanno seguendo la monofrequenza, che sono le schede che ci danno in palestra, in cui colpisci un gruppo muscolare una singola volta ogni singola settimana. Invece, quello che ci dimostra la ricerca scientifica è che dovremmo allenare ogni gruppo muscolare come minimo 2 volte a settimana e anche 3 volte a settimana. Praticamente quindi dovremmo seguire un piano di multifrequenza, e se hai paura che non riesci a recuperare non ti preoccupare. Ad esempio esiste il Bulgarian Squat Method, che per aumentare lo squat praticamente gli atleti squattano ogni singolo giorno, oppure i ginnasti olimpionici che hanno dei fisici della Madonna, loro si allenano ogni singolo giorno. Quindi se tu pensi al recupero non ti devi preoccupare, soprattutto se hai seguito quello che ti ho detto per quanto riguarda il volume in precedenza, e tu mantieni le ripetizioni in quell'intervallo, poi la frequenza dovresti provare a colpire ogni gruppo muscolare 2-3 volte a settimana, in primis. Poi ovviamente c'è anche l'intensità. L'intensità vuol dire quanto carico sollevi. Se tu sollevi
il 75% o di più del tuo massimale di una ripetizione di un certo esercizio, starei facendo un'intensità alta. Tra il 40 e il 75% starei a un'intensità moderata, e invece al di sotto del 40% sarà un'intensità bassa e allenerai soprattutto l'endurance del muscolo. Passiamo poi al terzo livello, anche questo molto importante, ed è la progressione. Esistono diversi tipi di progressione, ma l'importante alla fine è che continuate a progredire. Se volete un'idea esattamente di quali tipi di progressioni esistono, della periodizzazione, del simple linear progression, eccetera eccetera, ho fatto un video al riguardo che potete andare a controllare. Però questo è semplicemente per gente che è un po' più avanzato, comunque intermedia, e che vuole massimizzare la progressione perché va in stallo molto spesso. Se sei principiante, non pensarci, pensa semplicemente a aumentare il carico che sollevi di sessione in sessione, se ci riesci, mantenendo forma corretta. Comunque questa è la base di tutto. Per crescere la massa muscolare, questi tre livelli sono essenziali, fondamentali: l'aderenza, il volume, intensità, frequenza, il rapporto tra queste tre cose, che potete andare nei dettagli nella guida, e per terza cosa la progressione. Passiamo al livello 4, gli esercizi. A me quello che mi fa incazzare tantissimo è quando i ragazzi mi vengono a dire: ah, ma qual è l'esercizio migliore per costruire il petto? Quali sono i tempi di recupero migliori per avere una maggiore crescita muscolare? Oppure consigli il super slow, eccetera eccetera. Ma questi sono i tre livelli al di sopra della piramide, sono la parte superiore su cui vi dovete concentrare solamente quando avete le basi fatte. Le basi portano il 90% dei risultati, tutto il resto viene sopra. Esercizi in sé, ovviamente sono stati fatti diverse ricerche scientifiche, diversi studi che dimostrano che nettamente superiori sono i movimenti composti rispetto alle macchine. Quindi free weights, ovvero i manubri, i pesi liberi, e i movimenti composti attivano molto maggiormente i muscoli rispetto alle macchine, e quindi stimolano una maggiore crescita. Per quale motivo? Perché quando tu fai un movimento composto tipo lo squat o il bench press o il military press, eccetera eccetera, non stai reclutando semplicemente un gruppo muscolare, bensì recluti diversi gruppi muscolari allo stesso tempo. Quindi stai reclutando più fibre muscolari, stai creando dei micro tears in più fibre muscolari, e per questo motivo poi cresci più velocemente. Quindi se sei un lifter naturale, dovresti pensare in primis, il primo blocco della tua sessione di allenamento, a pensare a sovraccaricare sui movimenti composti. Poi puoi pensare a passare ai movimenti di isolamento, magari per dare più stimolo a bicipite, tricipite, deltoide laterale, eccetera eccetera, che magari non attivi così tanto durante i movimenti composti. Ancora, lista di tutti gli esercizi raccomandati, consigliati, potete trovarli nella guida in descrizione. Passiamo poi ai rest periods, ovvero i tempi di recupero, che è il quinto livello, che non è così importante, però è importante però per capire cosa fare quando state in palestra. Ovvero, se voi provate ad allenarvi nel rep range di forza, o ve lo state provando ad aumentare la forza, è molto consigliato prendere del recupero un po' più lungo, magari dai 3, 4, 5 minuti, per essere sicuri, uno, di recuperare completamente le fibre muscolari per il prossimo set, e due, per anche far recuperare il sistema centrale nervoso, dato che stai usando carichi parecchio pesanti per il tuo peso, per il tuo corpo. In questo modo, se tu prendi i tempi di recupero di 3 a 5 minuti, ti aiuta a spingere al massimo ogni singola serie, perché avrai recuperato. Se tu invece ti vuoi allenare soprattutto nel range di ipertrofia, i tempi di recupero possono essere più bassi, dato che recuperi di più. Però io personalmente, da quello che ci dice la ricerca scientifica, non vedo il motivo per cui dobbiamo abbassare i tempi di recupero al di sotto dei 2 minuti o del minuto e mezzo, perché sì, è vero che causa uno stress metabolico maggiore, che poi va a influire sull'ormone della crescita, eccetera eccetera. Però se tu guardi i benefici che vengono apportati da questo innalzamento dell'ormone della crescita contro ciò che perdi di volume, perché ovviamente se tu prendi dei tempi di recupero minori, il volume totale della sessione scende, non ha senso fare dei tempi di recupero brevi. È quello che ci dice la ricerca scientifica. Per questo motivo consiglio comunque di recuperare un minuto e mezzo, 2 minuti tra ogni serie. Questo rest periods, vado più nei dettagli nella guida sottostante. Ultima cosa, il tempo, che sarebbe il ritmo mentre fai l'esecuzione, mentre fai la fase concentrica e eccentrica. Ovviamente, quanti video abbiamo visto in cui c'è gente che fa drop set oppure super slow, eccetera eccetera. In realtà, cosa ci dice la scienza? Che se tu ti concentri a fare lo super slow, è vero, magari stai stressando il muscolo perché lo stai ovviamente sottoponendo a una tensione per un periodo determinato di tempo, però ancora una volta questo diminuisce la tua forza e il volume che riesci a fare nella prossima serie. Quindi questo che cosa vuol dire? Una serie, la prima serie, la fai in super slow, riesci a fare 10 ripetizioni, magari nella seconda serie invece ne riesci a fare solamente 6. Se tu avessi fatto invece delle ripetizioni senza super slow, avessi fatto 2 serie da 10 ripetizioni, e questo è il volume in più. E il volume, come avete visto, nel secondo livello è molto più importante. Quindi se tu abbassi il volume, cresci di meno. Per questo motivo
in realtà il ritmo con cui fai l'esecuzione è meno importante. Dovresti semplicemente pensare a fare una fase concentrica ed eccentrica di 1 o 2 secondi. Ovviamente provare ad essere il più esplosivo possibile, però controllando sempre il movimento. Quindi anche in fase eccentrica non vuoi che la gravità, ad esempio stai facendo i curl con il manubrio, non vuoi semplicemente lasciare il peso che viene preso dalla gravità, bensì vuoi controllare anche in fase di discesa e controllare in fase di salita. Questo è l'ultimo livello della piramide. Queste sono le cose su cui ti devi concentrare, le priorità, e poi passare a pensare agli esercizi, e poi pensare a passare al tempo e al ritmo, eccetera eccetera. Trovate tutto molto più dettagliato e con delle nozioni più tecniche, ricerca scientifica, eccetera, nella guida che potete scaricare gratuitamente in descrizione. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, buttateci un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, condividete, aiutatemi a condividere e diffondere la verità sulla crescita muscolare per noi lifter naturali, perché se continuiamo a seguire quello che ci dicono i forum bodybuilding, i guru di bodybuilding, eccetera, eccetera, non arriviamo da nessuna parte. Spero ti sia piaciuto questo video e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!